Oggi vediamo questo nuovo argomento legato ai corpi, che chiaramente vedremo un po' come corpo rigido. Vi ricordate l'assimilazione corpo rigido e punto materiale? Anzi, vedremo questo concetto in qualche maniera è come se abbracciasse tutti e due questi concetti, quindi di punto materiale e corpo rigido. Quando parliamo di baricentro di un corpo, intendiamo quello che, diciamo, il baricentro di un corpo è il centro di massa. Che significa questa frase? Significa che immaginiamo la massa del corpo concentrata in un punto, ovvero il baricentro. Ricordate, questa è un po' l'accusa che avevamo detto sul punto materiale proprio. Qualcuno definisce il baricentro come il punto di equilibrio di un corpo. Beh, immaginate un oggetto, mo cosa potrei prendere? Pure una penna. Vedete, se io, mo riuscissi in qualche maniera a prendere giusto il baricentro, che più o meno solitamente potrebbe coincidere per una forma regolare con il centro del corpo, nell'andare a far ruotare quel corpo, quello lì, ogni posizione, diciamo, che assume una posizione di equilibrio, cioè non ce n'è una privilegiata. Vedete, se prende la penna da un'estremità, beh, che cosa farà? Tenderà sempre a porsi, diciamo, in verticale, no? Quindi evidentemente il punto da cui sto prendendo la penna non è il baricentro, non è un punto di equilibrio. Invece se io cerco più o meno di prendere appunto la parte centrale, cioè ogni posizione è una posizione di equilibrio, va bene? Quindi ecco perché è pure importante quest'altra diciamo definizione. Quindi il baricentro può essere immaginato come il centro di massa, cioè come se la massa del corpo fosse tutta concentrata in un punto. Oppure potremmo vederla come il punto di equilibrio di un corpo. Ovviamente nell'andare non è sempre facile trovare il baricentro e potremmo dire di più, non è detto che il baricentro appartenga al corpo, però andiamo per ordine. Se questo è un corpo, beh, il baricentro verosimilmente si troverà, chiaramente un corpo, immaginate, fatto di un unico materiale, quindi uniforme nel tipo di materiale appunto utilizzato, solitamente coincide con il suo centro. Però di un corpo di forma irregolare come quello che ho disegnato non è immediato dire qual è appunto il centro, perché se io avessi avuto, che ne so, vabbè, immaginate che sia un quadrato, il baricentro, ragazzi, con che cosa coinciderà? Con il centro, con l'incrocio delle diagonali. Così per un rettangolo, così per un rombo, insomma un trapezio e via discorrendo, no? Quindi per le figure geometriche che conosciamo, quelle regolari, diciamo il baricentro, sempre se, dicevo, quel corpo è fatto di un unico materiale, perché se è fatto di più materiali il baricentro potrebbe spostarsi da una parte all'altra, però diciamo in queste situazioni semplici il baricentro coincide sempre con l'incrocio delle diagonali. Ma per un disegno come quello che ho fatto qui, diciamo la figura 1, chiamiamola, è evidente che non è facile. Io ho disegnato sto punto, ma chiaramente non potevo essere, ho una circonferenza, immaginate di avere una circonferenza esattamente il suo centro, no? L'incrocio tra due diametri. Invece qui non è così semplice. Però vedete, perlomeno posso sicuramente dire che il baricentro appartiene al corpo. Se invece immaginate che un corpo ha questa forma, tipo ferro di cavallo, dove si troverà più o meno il baricentro? Allora, anche qui si troverà più o meno da queste parti,
Però sia chiaro, la figura è questa, va bene? Non si possono fare le No, a parte le diagonali di un corpo che è cavo in qualche maniera, per esempio se io prendo un foglio, lo ritaglio più o meno nella forma che ho fatto qui sotto, quindi chiamiamola figura 2 questa, in figura 2, ragazzi, il baricentro è esterno al corpo, ok? Quindi questa è una prima considerazione importante, cioè che non è detto che il baricentro di un corpo stia nel corpo stesso. È chiaro che nei corpi di forma regolare, immaginate noi, il nostro baricentro che all'incirca sta all'altezza dell'ombelico, chiaramente immaginate che questo è lo spessore del nostro corpo, quindi più o meno proprio anche nella parte centrale del bacino. Così. Quindi è chiaro che dei corpi più o meno di forma regolare il baricentro è interno. Ma quando vado a fare, come ho fatto qui, un corpo, un ferro di cavallo, quindi non è che dice, l'abbiamo costruito noi, quello è un corpo dove il baricentro è esterno, ok? Quindi non, diciamo, vi stupite di questa cosa, perché, ripeto, dipende molto dalla forma. Adesso andiamo a vedere come diciamo il baricentro assuma una certa importanza. Rivettiamo un attimo la telecamera. Vediamo se riesco a recuperarlo. Ok. Voglio far vedere alcuni oggetti dove il discorso sul baricentro assume una notevole importanza. Allora, quello che abbiamo qua è un dispositivo proprio classico della fisica, dove vedete, stanno queste due aste a forma di trapezio. Aspettate, cerco di inquadrarla tutta se ci riusciamo. Ok, va bene? Dove è evidente che, vedete, qui c'è la parte più bassa, sarà 4-5 cm, qui la parte più alta. Quando io prendo questa diciamo, figura geometrica, tipo un doppio cono, no? Vedete, di legno, poi stanno messi questi pomelli laterali per permettere lo scorrimento lungo questa cosa. Se io lo posiziono nella parte inferiore, qua giù, che cosa ci aspettiamo che avvenga? Allora, intuitivamente dovremmo dire che questo scivolerà in giù, no? Perché è come se noi stiamo su un piano inclinato, cosa che abbiamo visto, perché questo è un piano inclinato, eh? Quindi non stiamo barando su questo, perché qua, ripeto, se ci mettiamo con... Allora, la base è ovviamente orizzontale quella, qui sarà, dicevo, 10 cm, qui ne saranno 5. Quindi che questo sia un piano inclinato in questo verso, va bene? È evidente, cioè qualunque altro oggetto metto, vedete? Il pennarello cade in giù, ok? Perché questo? Come perché? Scusa, su una strada in discesa le cose che... Tu vai con la bici sulla discesa e che vai a retromarcia. Una salita, ma posso andare indietro e vai avanti, perché? Questo è quello che vedremo. Vedete, quindi dicevo, se io metto sto coso qui... Ci aspetteremmo, vedete, come la penna, perché giustamente la penna soddisfa questo fatto che sta su un piano inclinato e scorre in giù, cioè quindi verso la parte più bassa. Vedete che succede a sto pezzo di legno? Scorre, no, non c'entra niente la massa, non c'entra, scorre in alto. Questo va sotto il nome, questo esperimento, diciamo così, come paradosso meccanico, cioè tu ti aspetti di vedere, perché prima di metterlo c'è poco da dire, noi ci aspettiamo, ripeto, come il pennarello, non è che il pennarello fa quello che ci aspettiamo, lo metto qui, cioè non lo vedo salire, invece tutto sto marchingegno lo vedo salire. Che cos'è che, qual è il trucco per così dire, che non è un trucco ma è un trucco fisico? No, non c'entra né attrito, c'entra il baricentro, lo stiamo facendo proprio nell'argomento del baricentro apposta. Vedete una cosa, se noi andassimo più o meno a vedere il baricentro di questo corpo, dove si trova, siccome è tutta una forma regolare in qualche maniera e simmetrica, si troverà lungo questa retta, no?
quello che ti, diciamo, sulla base dei due coni al centro di quella base, no? Quindi al centro di questo pezzo di legno, ma diciamo lungo questa retta. Appoggiamo adesso di nuovo sta cosa per vederlo meglio. Beh, quindi se si trova lungo questa retta, rispetto alla parte più bassa che è questa, il baricentro com'è? Sta più in alto o più in basso? Sta più in alto. Questo è il motivo per cui scorre in salita, perché il suo baricentro, stando più in alto, chiaramente ogni cosa tende a cadere, no? Cioè il baricentro di qualunque corpo, per via della gravità, tende ad abbassarsi. Esatto, Il baricentro va a un baricentro più basso rispetto rispetto a quello. Quindi, cioè, vedete, quando io metto la penna qui, rispetto a questo punto qua, il baricentro è leggermente più basso della penna e quindi fa quello che ci aspettiamo che faccia. Invece tutto sto sistema, vedete, mo metto a fianco la penna, non so se riuscite a vedere bene. Tra i due, il baricentro del nostro, diciamo, sto doppio cono, chiamiamolo così, è un po' più alto rispetto a questo. Quindi, come tutti i corpi, quando una cosa, diciamo, è soggetta alla gravità, il suo baricentro va da un'altezza più alta a una più bassa. Ecco perché scorre. È chiaro che l'effetto ottico è, diciamo, stupefacente. Quindi, quella cosa che dicevi sarà una cosa analoga, perché non, tranne che non sia proprio un effetto ottico, cioè in cui allora, se è una salita, cioè se è una discesa, non puoi tornare indietro o viceversa. Ricordo pure io una situazione del genere. C'era una strada vicino Roma dove facevano vedere, però lì era questo il motivo, cioè che l'effetto visivo sembrava quello di una discesa, invece in realtà era una leggera salita. Tu mettevi la macchina a folle e vedevi che appunto saliva, insomma, quindi era un'illusione. Cioè, praticamente lì, se ci fosse stato un punto di vista laterale, un po' come ci siamo messi noi, no? E uno avesse osservato l'automobile, come immaginate che avessimo potuto fare lì una sezione della strada, avremmo visto la macchina andare, insomma, salito o discesa in base a dove si trovava. Invece l'effetto ottico, cioè ragazzi, non sempre ciò che vediamo è la realtà. Nei sistemi di riferimento, vi ricordate, l'abbiamo già fatto i sistemi di riferimento? Ah, li faremo, sì. Lì, ma senza pure ancora averli fatti, quando io sto con la bici o con il motorino, qual è l'effetto ottico? Cioè se uno dovesse dire, vedendo il bordo della strada, l'effetto ottico è quello che la strada viene verso di noi. C'è poco da dire, poi è un'elaborazione del nostro cervello che, come dire, dice: guarda che non è la strada che si sta muovendo verso di te, ma siamo noi. Ma se noi dovessimo fidarci solo degli occhi, della vista, noi dovremmo, cioè, se uno chiedesse tu cosa stai vedendo, io sto vedendo gli alberi, le persone che stanno ferme, che stanno venendo verso di me, perché quello è ciò che vedo realmente. Va bene? Quindi è frutto di una elaborazione nella mente il fatto di sapere che non è così. Va bene? È così un po' il discorso di quella strada. Vediamo altre situazioni. Qui pure, vedete una cosa, qua fa vedere questo ago, cerco di girarlo a favore, qua non è che si mantiene, aspettate, forse se tolgo qui. Ok, vedete una cosa. Qui adesso abbiamo un, diciamo, un sistema, un pezzo di legno. Beh, ci è messo quest'ago giusto per far vedere dove cade il baricentro, perché vedete è stato messo questo ago metallico più o meno vicino al baricentro, vedete sta più o meno a metà. Beh, che succede? Che se la proiezione del baricentro, che quindi è indicata, perché questo qui per forza peso, che cosa fa? Va lungo la perpendicolare, no? Se la proiezione del baricentro tocca la base del corpo, il corpo rimane in equilibrio. Ci siete? Infatti lo vediamo. Vedete se giro, come lo devo tenere? La proiezione cosa sta facendo? Sta andando fuori. Il corpo infatti non rimane in equilibrio. Va bene?
in maniera del tutto analoga, e questo spiega, ragazzi, un po' perché la Torre di Pisa rimane in piedi. No, è storta perché, vabbè, là, figurate, fu un errore, non è stata volutamente, non c'erano gli esami, come dire, geologici per vedere il terreno com'era. Vedete una cosa, mo qua il filo è corto, ma anche qui più o meno sta messo intorno al baricentro del corpo. Finché la, come dire, la proiezione del baricentro va lungo la base, il corpo, seppur inclinato, rimane in piedi. Vedete che ancora va verso la base, giriamolo un altro po'. Quando va oltre, vedete, adesso sta fuori e infatti il corpo cade. Ok? Quindi nella torre di, la Torre di Pisa rimane in piedi, ragazzi, perché la proiezione del baricentro sta dentro, anzi, se andassimo a vedere, come dire, nella pratica, come sta anche un bel po' dentro. Circa una ventina d'anni fa, hanno, siccome lì ogni anno, come dire, si inclinava di qualche millimetro, cioè nel giro, ecco, oggi sarebbe già crollata, perché poi avremmo avuto questo effetto. Cioè, una volta superato il fatto che la proiezione del baricentro andava verso la base, sarebbe crollato. Il lavoro, cioè, hanno fatto un lavoro di consolidamento alla base, come mettono, per esempio, tipo puntellandolo, tutte queste cose qui. Ma in qualche maniera hanno fatto anche un lavoro di ribilanciamento, come a dire, a mettere dei pesetti dall'altro lato, va bene? Proprio, cioè, se sta inclinata verso destra, un po' come vediamo adesso, se tu metti dei pesetti all'altro lato, chiaramente cerchi di, chiaramente, tutte ste cose le hanno fatte, come dire, sulla base, perché sennò poi sarebbe stato antipatico vedere la torre con funi, tutte ste cose qui esterne, no? Quindi uno che va a vedere oggi la Torre di Pisa non... E vabbè, hanno scavato, cioè l'hanno, come dire, vedete, sta così, tu la blocchi nella struttura, scavi intorno, quindi in maniera che anche se il terreno intorno non fa più da freno, puoi consolidare in tanti modi, cemento armato, cose che quando rimpiani tu vedi la torre così com'era, non è che l'hanno sollevata o abbassata, però quando riesci a bloccare pure la base in maniera che non va ad inclinarsi di più, riesce a ottenere, capito, questo effetto, insomma. Quindi è stato fatto tutto in maniera sotterranea, però ripeto, la cosa è semplice, perché tu l'importante è tenerla in qualche maniera puntellata, che non potesse cadere mentre facevano i lavori, va bene? Quindi lì appunto hanno dovuto fare, quindi ogni struttura, infatti, per esempio, un'altra cosa analoga a questa, sapete come potremmo riprodurla, però ce ne vogliono un po'. Con i libri, avete fatto caso che se mettiamo i libri man mano sfalsati, fino a un certo punto tengono. Quando metto l'ultimo libro, se la proiezione di quell'ultimo libro va oltre la base, crolla tutto. Se no io, sfalsati semmai di mezzo centimetro alla volta, ne potrei mettere pure 100. Sì, con qualunque cosa, mo dicevo i libri perché è una cosa più immediata, potrei mettere i pezzetti di legno. Quindi il sistema crolla quando quello più in alto, perché è chiaro che poi quello più in alto, abbassandosi, butta giù tutta la struttura, insomma. Quando, dicevo, quello più in alto appunto fa la proiezione del baricentro, va oltre il... Pensate, per esempio, mo per, giusto per farvi altri esempi dell'importanza del baricentro, quando noi dobbiamo spingere una cosa, fare molta forza, che cosa facciamo istintivamente? Se devo spingere un'automobile pesante, istintivamente che facciamo? Ci abbassiamo. O quando, ragazzi, non è un caso che gli anziani iniziano a camminare curvati, mica perché sono fessi, perché senza, inconsapevolmente, conoscono la fisica e vedono. Sì, pure quando siamo in autobus ci vedono la spalla della bandiera, cioè i piedi che allargano un po'. Eh sì, anche quello, insomma. Eh sì, perché tu quando allarghi i piedi abbassi un po' il baricentro. Dicevo, l'anziano nel camminare un po' più curvo sta abbassando il proprio baricentro, quindi trova un equilibrio maggiore. Ecco, cioè gli anziani non è che soffrono tutti di schiena. C'è gente che quando aveva
la mia età o più piccoli, la vostra, erano drittissimi, perché uno arriva a 90 anni e inizia a curvarsi. Va bene? Perché c'è quella, cioè uno si accorge che in quella posizione riesce ad avere un equilibrio maggiore. Va bene? Pensate una cosa. Se io sto in piedi, allora, vieni un attimo, D'Angelo. Allora, prova a spingermi. Io sto un po' così. Una piccola spinta. Vedete, faccio una fatica enorme a mantenermi. Invece, prova a spingermi adesso. Riesco, lui mi ha spinto più o meno con la stessa, riesco a mantenermi maggiormente. Va bene? E non ho messo le gambe una avanti all'altra, dove avrei migliorato ancora, come dire, la resistenza. Quando noi stiamo dritti, ragazzi, per esempio, chi utilizza il fucile, no? No, per caccia. Avete mai visto un cacciatore così, tutto bello dritto? Cioè, si ammoccherebbe dopo 3 secondi. No, a parte sicuro, si abbassa, si mette in questa posizione. Vedete, allarga le gambe. Una, perché con il rinculo che fa il fucile, se no cadrebbe. Cioè, uno che non ha mai sparato e gli metti il fucile in mano, va sicuramente a terra. Ma non perché non è un pappamollo, perché non conosce la fisica. Chiaramente nessuno se mai gliel'ha spiegato. Perché, ripeto, se ti metti così, il rinculo, cioè da una forza. Da qui il baricentro è molto alto e quindi riesce, cioè non riesce a mantenersi in equilibrio. Quindi vedete ragazzi quanti emo, tutti questi esempi che vi ho fatto anche pratici, proprio per farvi anche in qualche maniera vedere come nella pratica il baricentro sia un qualcosa di molto importante, va bene? Quindi negli equilibri, vabbè, in tantissime altre situazioni, diciamo, che potremmo avere, diciamo, da vedere. Va bene, quindi torniamo un attimo alle definizioni, almeno vedete il punto di equilibrio di un corpo. Credo che adesso questa frase assuma un qualche significato, perché vedete un po' negli esempi che abbiamo visto, quell'equilibrio per noi si traduceva nel fatto che la proiezione del baricentro cadesse sulla base del corpo. Infatti, pure noi, quando il nostro baricentro non va sulla base, cioè la base del nostro corpo sono i piedi. Quando noi stiamo spostati in avanti o indietro, stiamo in un, vedete, devo fare una forza enorme per mantenermi, ma basta che uno da dietro mi dà una leggera forza e non riesco a mantenermi in equilibrio. Ok? Invece, finché il baricentro va lungo. Vedete, se sto dritto, è vero che uno mi riesce a spingere facilmente, però sto in un equilibrio in cui non devo faticare tanto, ok? Perché il mio baricentro sta andando verso la base, che sono appunto i piedi, ok? Per esempio, pure quando corriamo, se devo correre veramente, chi è che corre così? Tutto teso, teso, dritto. Tutti quanti quando corrono tendono, perché nel correre l'equilibrio diventa ancora più importante, no? Va bene? E quindi tendiamo ad abbassare, cioè gli atleti quando stanno correndo veramente, cioè vabbè, tranne che se non è tipo una marcia longa, allora tu non vai più, però un velocista un pochino abbassa sempre il corpo, ok? Sì, dicevi? Beh, vabbè. Vabbè, è chiaro, hanno un baricentro più basso, però conta che tutto poi è proporzionato alla loro altezza, alla loro massa, capito? Cioè, è un uomo in miniatura, cioè, certo nel cadere forse si fa meno male di noi, ma anche perché le ossa sono in qualche maniera ancora più elastiche, cioè perché quando cade un anziano subito si frattura il femore e le cose, perché le ossa con l'età pure si irrigidisco, invece un bambino no, però a livello sì, è vero che il baricentro è molto basso, però tutta la sua struttura, cioè va a finire che è alto 60 centimetri, capito? Quindi è basso il baricentro, ma comunque ha gli stessi problemi di un adulto in questo senso, nell'equilibrio.
Va bene, questo un po', dicevo, il concetto di baricentro e l'altra cosa che voglio risottolineare è pure l'altro discorso, che il baricentro di un corpo non è detto che sia sempre interno, potrebbe tranquillamente essere esterno. Vedi, io potrei avere una figura fatta così, vedete, quindi ritagliata, quindi tutta questa, il baricentro tranquillamente ricadere da queste parti, cioè esternamente. Non so se avete mai fatto il gioco del bicchiere con le due forchette e lo stuzzicadente, no? Lì, perché quelle due forchette, mo, sono un pessimo disegnatore, comunque le forchette grosso modo stanno così. Questa è una forchetta, beh, diciamo, questa è l'altra. Va bene, viene messo uno stuzzicadente e appoggiato al bordo di un bicchiere. Mamma mia, questo è un bicchiere. Perché praticamente che succede? Il baricentro del sistema delle due forchette, che più o meno fa così, no? Si trova praticamente sul punto, cioè chiaramente diciamo, la maestria di chi fa il gioco è cercare proprio di fare in maniera che lo stuzzicadente, diciamo che lo faccio di colore diverso, diciamo che questo, deve appoggiare sul bordo del bicchiere. Proprio esattamente nel baricentro del sistema. Cioè, se io ho le due forchette più o meno fatte così, il baricentro più o meno ricadrà da queste parti, no? Quindi quando io metto lo stuzzicadente, ripeto, questo è il bordo del bicchiere, ok? Se io riesco a trovare più o meno, che poi coinciderà proprio nella parte quasi finale dello stuzzicadente, e quindi vedo che rimane in equilibrio. Ok? Quindi quello che sembra un gioco di prestigio non è nient'altro che l'aver sfruttato il fatto che il baricentro è esterno e noi sullo stuzzicadente abbiamo individuato il baricentro chiaramente appoggiandolo, perché poi se lo sposto un po' più in dentro, più in fuori, è chiaro che il sistema cade, perché non sta più appoggiando sul baricentro, perché abbiamo detto prima, il baricentro è il punto di equilibrio. Ok? Cioè quando un qualunque corpo ruota intorno al suo baricentro, ogni posizione è una posizione di equilibrio. Immaginate per esempio il ventilatore, cioè i ventilatori come un qualunque motore, perché hanno un asse centrale? Perché ogni posizione deve essere una posizione di equilibrio. Se quell'asse fosse leggermente sfalsato, ogni volta, cioè, ci sarebbe un equilibrio diverso. Ok? Invece lì ogni posizione è una posizione di equilibrio.